Anche quest'anno vogliamo soffermarci nel primo giorno dell'anno sul grande augurio e l'impegno per la pace. Celebriamo la 51esima giornata mondiale per la pace che quest'anno ha come tema migranti e rifugiati, uomini e donne in cerca di pace. È così che Papa Francesco ci ha voluto consegnare il suo augurio per il nuovo anno. È così che dobbiamo cominciare a costruire la pace attraverso le relazioni interpersonali, fatte di ascolto, di perdono, di riconciliazione. La pace si costruisce anche con una estenuante fatica fatta di perdono, fatta di comprensione, fatta di accoglienza, fatta anche di gesti piccoli ma significativi. Allora la pace è possibile realizzarla nonostante un mondo come il nostro stia attraversando uno dei momenti più critici negli equilibri tra gli stati. Noi crediamo fermamente che il Vangelo e la fede nel Dio Salvatore del mondo ci consente di poter costruire rapporti nuovi improntati alla pace. È possibile la pace a partire dal riconoscimento dei diritti umani fondamentali, l'accesso alle risorse e la dignità di ogni persona. Auguri di buon anno a tutti.